Non avete praticamente mai rischiato. Sì, è stata un po' una sofferenza alla fine, perché eravamo parecchio stanche, però siamo molto contente perché comunque siamo riusciti finalmente ad essere molto ciniche, nel senso che abbiamo avuto quelle occasioni e subito siamo riusciti ad indirizzare la partita da quello che volevamo. Sapevamo che non era facile e il risultato potrebbe dire tutt'altro, però in realtà non è stato così. L'avversario è un avversario molto forte, sono veramente molto brave nonostante la giovane età, quindi diciamo. Brave noi, adesso recuperiamo l'energia e domenica c'è la Fiorentina. Le grandi squadre sono quelle che ammazzano la partita alla prima opportunità. Voi oggi siete stati davvero una grande squadra perché prime occasioni subito 2-0 e partita in discesa. Era quello forse un po' che ci mancava, no? Per fare il salto di qualità, adesso dobbiamo riuscire a trasferirlo anche in campionato. Come ho detto, domenica abbiamo la Fiorentina, sarà una partita molto difficile, saremo molto stanche, quindi dovremmo riportare quello che abbiamo fatto stasera, cercare, sperando di non subire gol, cercare di farlo il prima possibile e indirizzare quella partita dove vogliamo. Senti, esordio alle Tre Fontane in Champions davanti finalmente al vostro pubblico l'anno scorso a Latina. È una soddisfazione iniziare così. Beh, la società ha fatto un grandissimo lavoro, è stato bello finalmente aprire lo stadio ai nostri tifosi e rendere questo spazio ancora più nostro, quindi grazie va ovviamente alla società, al club che ha fatto un grandissimo sforzo per permetterci di avere questo stadio, ma lo stadio è bello se ci sono i tifosi dentro, quindi sicuramente la società ha fatto un grande step, ma avere tutto il Tre Fontane pieno è da ringraziare i tifosi e speriamo che domenica ci siano ancora perché abbiamo bisogno sicuramente ancora più di loro. Erano a 4 punti dopo 2 partite, primo posto nel girone, si va a Parigi con la consapevolezza di essere una squadra forte, però si va per giocare la solita partita oppure anche a cominciare a fare dei calcoli per superare il girone. Non siamo una squadra che può fare calcoli, nel senso che comunque il girone è molto tosto e se iniziamo a pensare troppo ai risultati, gol subiti, gol fatti, differenza rete e tutto, secondo me rischiamo di mandare un po' il cervello troppo avanti, no? Devi ragionare step by step, è normale che sappiamo di avere 4 punti esattamente come il Bayern, che per differenza rete in questo momento siamo prime del girone. Sono tutte cose che fanno molto piacere, che ci consapevolizzano del fatto che siamo una grande squadra e che stiamo crescendo tanto. Però andremo a Parigi per fare la partita, per vincere, per portarci altri 3 punti a casa. Elena, questa vittoria è una risposta a chi dice che il campionato italiano non è allenante? Ma l'abbiamo dimostrato comunque anche a Monaco. Io credo che il campionato italiano stia crescendo moltissimo. Noi sicuramente ne siamo la riprova e speriamo quest'anno appunto. Avremo addirittura 3 squadre in Champions e questo permetterà sicuramente di far salire ancora di più il livello del campionato. È normale che c'è ancora un po' da livellare, forse qualcosa, però siamo sulla strada giusta. Sicuramente qui a Roma le cose le stiamo facendo molto molto bene e queste partite ne sono la grande riprova. Oggi siete state bravissime, voi ragazzi azzurri, anche un messaggio al CT che vi è venuto a vedere. È normale, fa piacere, no? Quando GT segue le nostre partite, è presente, ti dà un segnale, no? Molto molto forte. Ovviamente poi non è che uno entra in campo e dice devo dimostrare a lui, io devo dimostrare alla Roma, alle mie compagne, a tutti i tifosi di rappresentare la maglia, di rispettarla e di onorarla nel migliore dei modi. Poi ovvio che faccia piacere casomai averlo lì e sapere che comunque è presente. Grazie. Elena, dicevi senza calcoli, però bene in casa del Bayern Monaco, bene questa sera, quindi adesso c'è maggiore consapevolezza anche, non soltanto quindi per la Serie A, ma anche in Champions. Assolutamente sì, io credo, come ho già detto più di una volta, che la partita per noi più importante di consapevolezza sia stata quella contro la Juve, dove comunque ci mancava probabilmente un risultato positivo, soprattutto fuori casa, un risultato importante, dove comunque potevamo addirittura forse anche dilagare, siamo state in grado anche di soffrire e credo che questi siano i 2 aspetti, no, importanti. E ovviamente poi a questo è seguito il risultato del Bayern e quindi questi sono piccoli step che ti fanno consapevolizzare per tutto quanto, però ripeto, adesso testa alla Fiorentina, recuperiamo le energie e sarà difficile. Grazie.